Prima di riprendere il discorso sulle fallacies, vorrei un attimo anche insistere su due o tre cose. Voglio fare una piccola digressione, cioè me ne vado un attimo per la tangente, però per farvi capire che cosa è necessario per seguire con profitto un corso di analisi matematica. Qua la devo prendere un po' larga, sarà pure un discorso di una decina di minuti, però spero di essere qua alla fine di questi 10 minuti, spero di essere abbastanza chiaro. Allora, prima cosa, penso che tutti quanti abbiate la sensazione, e questa sensazione più o meno corrisponde al vero, che un corso di analisi matematica oppure studiare matematica non è la stessa cosa che studiare geografia. C'è una particolarità, c'è una diversità. Beh, io me ne sono reso conto quando, ma incontrando anche per esempio in treno le persone ti chiedono che fai, vabbè all'epoca studiavo matematica, poi ho cominciato a insegnare, comunque quando dico che faccio matematica la persona c'ha sempre una piccola reazione. Probabilmente se dicessi che insegno storia non ci sarebbe questa reazione, ci sarebbe una reazione diversa. Questa reazione a che cosa è legata? E poi, c'è veramente una particolarità nello studio della matematica oppure no? Beh, io vi fornisco la mia spiegazione, che non è detto che sia né esatta né esauriente, però poi vi fornisco anche un'altra spiegazione, una volta che sentii sempre in treno da una persona che conobbi solo in quell'occasione, però doveva essere sicuramente una persona interessante. Allora, per quanto riguarda la spiegazione che do io è la seguente. C'è un malinteso senso nel, diciamo, comune per cui si identifica il fatto di andare bene in matematica con il fatto di essere intelligente. In genere vengono presi come sinonimi. Quindi, diciamo, perché dico questo? Perché in genere una persona, appena dico che faccio matematica, si sente tenuta a dirmi che io quando andavo a scuola andavo bene in matematica, oppure si sente tenuta a dirmi no, io in matematica non ci ho mai capito niente. Lo specifico in tutti e due i casi. In realtà la valenza di questa affermazione è diversa nei due casi. Nel caso che dica io andavo bene in matematica, poi vabbè ho fatto cose diverse perché la vita mi ha condotto a fare cose diverse, andavo bene in matematica, è un'affermazione del tipo no, io andavo bene in matematica quindi sono intelligente pure io. Sotto c'è questo, anche se la persona non attribuiamo alla persona un intento che sa, è naturale, uno sfogo naturale dell'emozione umana. Nell'altro caso la persona tende subito a specificare no, io non andavo bene in matematica per contestare il metodo di giudizio, con qualche ragione, perché non esiste una sola forma di intelligenza. E quindi dire, guardi, io non andavo bene in matematica, però io mi sono realizzato lo stesso, sostanzialmente, sotto, spesso questo c'è, è un modo di dire, non esiste al mondo soltanto la matematica. E in effetti è vero. Però perché? Il problema è un altro. Perché questi qui vengono ritenuti sinonimi? In realtà, quello che io penso al riguardo, una cosa è credo che sia abbastanza obiettiva, cioè che lo studio della matematica è difficile perché è uno studio molto costruito e molto strutturato. Cioè, intendiamoci, se tu in storia hai fatto male il periodo degli antichi egizi, probabilmente quando vai a studiare le guerre di Napoleone, sì,
ci sarà qualche vago collegamento alla fine tra gli antichi egizi e le guerre di Napoleone, ma non più di tanto. Cioè non è che se tu quell'anno non hai studiato proprio storia, poi quando vai a studiare le guerre di Napoleone ne hai un danno preciso ed immediato. Chiaro questo? Se all'elementare non hai fatto bene le moltiplicazioni e non sai fare le moltiplicazioni, all'università ti trovi nei guai, ma ben prima, già al liceo o alla scuola superiore, ti trovi in difficoltà a fare operazioni con i polinomi, ma a fare tante altre cose. Quindi il problema è che è un sapere costruito, io uso dire, mattone su mattone, piano su piano. Se tu una casa non hai fatto bene le fondazioni, la casa sarà difficile che sia in piedi in equilibrio, che si mantenga in equilibrio. Se non hai fatto bene il primo piano, non puoi fare bene neanche il secondo. Ecco, questo si congiunge a un'altra particolarità della scuola italiana, che è facile fare un anno male, per motivi. Perché quell'anno ho cambiato tre professori, perché quell'anno è facile. Quindi è facile avere dei danni che appunto non rimangono isolati, ma hanno una ripercussione seria su quello che segue in matematica. Mentre nelle altre materie il danno rimane un po' più isolato, in matematica il danno si propaga. Questa è una diversità, questa è abbastanza obiettivo, c'è poco da fare. E quindi il problema è che dobbiamo rimediare, perché qualche danno sotto sotto ce l'avete pure voi, non tutti, chi più chi meno. Dobbiamo fare una valutazione rapida. Allora, il test penso che voi non l'avete risultato, no? L'avete oggi o l'avete già oggi? Test ingresso, almeno quelli che hanno dovuto fare quello di... siete tutti passati alla prima... nessuno ha dovuto fare il test venerdì? Allora, vediamo un po', quanti hanno dovuto fare il test venerdì? Alzare la mano, non il... cominciamo a avere un incidente. Ma anche nel test ingresso, prendiamo quelli che hanno fatto il test ingresso e quindi sanno i risultati. Quante domande c'erano? 30? I punteggi com'erano? 1 ogni risposta esatta e 0,25. Allora, 1 la risposta esatta, meno 0,25. Erano 4 risposte? 5, giustamente. Erano 5 risposte. E la risposta non data valeva 0. Qual era la soglia? 3. Allora, secondo voi quando dovrebbe essere una soglia accettabile? Diciamo, volendo essere proprio laschi, 10, 12, ma 15 già sarebbe meglio. Allora, per fare 15, quante domande devo indovinare? No? Allora, cominciamo a dire. Ecco, questo è un ragionamento, sempre qui dobbiamo svolgere un ragionamento di matematica, in realtà non è una branca della matematica probabilità, però probabilità del tutto elementare. Vediamo un po' come vi ponete davanti a un test del genere. Allora, uno dice, io posso anche non rispondere, è una mia facoltà, quindi un atteggiamento è molto tipico, è quello di dire, io devo fare 15, rispondo a 15 domande, sono sicuro di sapere, e le altre non rispondo. Secondo voi, se devo fare veramente 15, è un atteggiamento valido? Qual è la probabilità di indovinare, di imbroccare 15 risposte, tutte 15 risposte rispondendo soltanto a 15 domande? È minima. Io la giudicherei minore di 1 su 1000.
Per quale motivo? Basta un attimo di distrazione, tu nel tuo cervello capisci A invece di B e dai la risposta, anche se la sai. Per tacere completamente sul discorso che tu pensi di sapere, che è molto più probabile, ma anche se la sai, se io devo fare 15 non mi sogno neanche lontanamente di dire rispondo solo a 15 domande. Allora la domanda è, ma allora devo rispondere a tutte e 30 o mi conviene rispondere a meno di 30? Vediamo un po'. Allora, quanti pensano che convenga rispondere a tutte e 30? Nessuno. Allora, diciamo devo fare 15. Quanti pensano che mi convenga rispondere tra 25 e 30 domande? Uno. Quanti pensano che mi convenga rispondere tra 20 e 25 domande? Una bella maggioranza. Quanti pensano che mi convenga rispondere tra 15 e 20 domande? Beh, adesso siete influenzati anche dal discorso che ho fatto io, perché giudicate il margine troppo esiguo. Però prima che facessi il discorso c'era già qualcuno che, sicuramente c'era qualcuno che diceva vabbè io devo fare 15, rispondo a 15. In realtà questo ragionamento è sbagliato. A me conviene rispondere a tutte e 30 le domande, a meno di pensare di averci scritto sfiga in fronte. Adesso vi dico perché. Allora, le possibilità sono 5. Allora, più 1, meno un quarto, meno un quarto, meno un quarto, meno un quarto. Supponiamo che qua la domanda, la risposta esatta era la somma dei punteggi quanto fa? 0. Quindi, che è esattamente la stessa cosa che ottengo se non rispondo. Però, allora, quindi, se io non rispondo ottengo 0. Se rispondo a caso, completamente a caso, mediamente ottengo 0. Che significa mediamente ottengo 0? Che se avessi una lunga lista di risposte a caso, mediamente il risultato sarebbe intorno allo 0. L'obiezione qual è? Mediamente. Ma mettiamo che è una sola risposta, tu non hai, se sei fortunato hai preso 1, ma se sei sfortunato hai preso meno, cioè non neanche tanto, insomma, se becchi una delle altre 4 hai preso meno 0,25 e magari con le altre hai fatto 15, così scendi a 14,75 e non passi. Questo è quello che ti blocca. In realtà le due situazioni sono comunque, rimangono tutte e due, perché io è vero che posso diciamo beccare una risposta sbagliata, però rimane anche il fatto che se sono fortunato e in blocco quella giusta ho fatto un punto di più. Rimangono tutte e due sul piatto. Allora, però dice vabbè, ma io sono ragionalmente sicuro di aver fatto almeno una ventina di punti, qua non voglio correre rischi. Ma adesso, se sei sicuro di aver fatto almeno una ventina di punti con le altre domande, che sono 25, non ti preoccupare, perché anche facendo 10 punti, 10 risposte sbagliate ti tolgono solo 2,5 da 20 scende a 10,75. Se invece su 10, le 10 risposte invece di essere sbagliate, quelle che sei andato a caso, ne hai imbroccato un paio, e allora già il risultato è molto più, si abbassa ma di poco. Se poi ne imbrocchi 3 su 10, no, se ne imbrocchi 2, 2 su 10, 1 su 5, quindi il risultato rimane esattamente 20. Se ne imbrocchi 3 aumenta. Allora vediamo un po', quale può essere una strategia migliore? Quale può essere la strategia migliore? No, i punteggi non li fai tu, quindi i punteggi sono dati. Allora, il presupposto che voi avete quando andate a svolgere un test è che voi dobbiate dare la risposta esatta. Il che è vero in parte.
Il problema è che dici, quindi se io la risposta esatta non la so, è meglio che non segno niente. Non è così proprio, perché mettiamo che questa risposta è A, B, C, D, E, io so che questa e questa sono chiaramente risposte senza senso. È chiaro? So che quelle due sono risposte senza senso, si vede, anche se non conosco la domanda. Leggendo la risposta si capisce che quelle risposte sono chiaramente senza senso, quindi non essendo risposte valide, sono sicuramente risposte non valide. A questo punto che cosa mi conviene fare? La domanda non ho capito niente, quindi non so altro. So solo che quelle due risposte sono sicuramente sbagliate. Delle altre tre non riesco a capire, diciamo, mi mandano proprio le basi. Mettiamo una domanda di chimica. Ci sono a volte test per altre facoltà di chimica. Allora, io capisco solo, ricordandomi quelle quattro cose che so di chimica della scuola superiore, so che queste due risposte non sono valide, mentre queste altre tre potrebbero essere, una delle tre sarà esatta, però non so dire assolutamente quale. Che faccio? Direbbero gli inglesi, take action. Fate qualcosa. Che dovete fare? Tira a indovinare. Stavolta ne segno una delle tre. Ne segno una delle tre. Stavolta le probabilità come sono? Beh, stavolta la speranza non è zero, si direbbe speranza matematica in probabilità, ma comunque non credo che tutti abbiate fatto dei progetti di probabilità superiore. Ci torneremo quando faremo un po' di combinatori. La speranza non è zero, perché stavolta in un terzo dei casi io faccio 1, in un terzo dei casi, in due terzi dei casi faccio meno 4. Si può fare il conto, ma la speranza non è zero, è positivo, quindi mi conviene. Stavolta la probabilità di beccare quella giusta è un terzo, non è un quinto. Quindi la segno. Supponiamo che siano 9 domande di fila così, tanto per fare il conto. 9 domande, mediamente me ne toccano 3 da 1, se non sono né fortunato né sfortunato. Una su 3, 3 su 1. Ok? Quindi se 9 domande di fila sono così, 3 volte ci ho indovinato, ho fatto 3 punti, 6 volte ho sbagliato, ho fatto meno 6 quarti, cioè meno 1,5 punti, e ho fatto 1,5 punti in più, che è unito ai 13,5 che avevo fatto sugli altri lati, è giusto arrivare al punto. Per capirci, voi adesso mi credete o non mi credete? Allora vi racconto un fatto vero, così vi rimane, diciamo, più impresso. E questo vedremo poi perché quando parleremo dei discorsi della memoria. Allora, a me, quando ho fatto il militare, ho fatto la UC, allievo ufficiale di complemento. Allora, quando ho fatto il militare, avevamo ogni corso, dovevamo fare un test finale che prevedeva una serie di domande, e le domande erano strutturate esattamente allo stesso modo. Solo che quasi esattamente allo stesso modo, perché era fatto in realtà in questo modo. Aveva sempre 5 risposte, una era completamente esatta e valeva più 2, una era parzialmente esatta e valeva più 1, le altre 3 risposte valevano meno 1, meno 1 e meno 1. Queste erano le 5 possibilità. Come vedete la somma fa sempre 0. La risposta non data invece in quella circostanza valeva meno 0,25. Allora, questo già introduce un elemento di diversità, cioè anche se non so nulla, che mi conviene fare? Rispondo. Nell'altro caso il ragionamento è: guarda che ti conviene quasi sempre rispondere, ma tu non devi dire, innanzitutto non devi perdere tempo. Devi solo capire quelle risposte che sicuramente sono sbagliate, perché una, due
a volte anche 3 si riescono a escludere facilmente, spesso 3 si riescono, a volte l'incertezza è solo tra 2. Allora tu ti arrovelli per 5 minuti, dici sarà giusta questa oppure giusta quella, la penna pende di qua oppure pende di là, segna la croce per avanti, basta. Salva il tuo tempo per quando, diciamo, sarà più necessario, perché tu lì non stai più ragionando, stai decidendo in base a se un capello sta cadendo così o sta cadendo così. Chiaro? Allora, in quest'altro caso era ancora più evidente, perché la risposta non data valeva meno 0,25. Quindi siccome qui la somma faceva 0, era evidente che qua conveniva andare a casa. Allora, come facevano i punteggi? Una volta fatto il punteggio grezzo, distribuivano i punteggi su un asse. Questi erano i punteggi grezzi. Allora, facevano un istogramma, per esempio, un tot di studenti ha fatto questo punteggio qua, eccetera. Questo istogramma veniva fittato su una gaussiana. Allora, la gaussiana stabiliva la media. Chi andava sopra media prendeva, era sufficiente, prendeva più di 10, insomma il 12 era la sufficienza, si faceva un punteggio derivato da questo fitting con la gaussiana, veniva espresso in ventesimi, insomma chi stava sopra media sostanzialmente era sufficiente, chi stava sotto media doveva rifare il test. Allora, che cosa capitò? C'era un esame che parlava dei regolamenti di Gazelle, capitò una sfilza di una quindicina di domande che parlavano di un argomento specifico, che era come si compilava la tabella dei servizi di giornata, una cosa che non ci avevano spiegato, non una domanda, 15 domande. Quindi non conoscendola, che cosa bisognava fare? Beh, io avevo fatto matematica, quindi segnai tutte, cercando di evitare quelle che erano evidentemente fasulle. E quindi in questo senso aumentando leggermente la probabilità di beccare il punteggio giusto. Sentii distintamente i due dietro di me, ma non potevo comunicare con loro, riuscivo un attimo perché c'è stava il sorvegliante che girava continuamente, che in un attimo disse: ma tu che fai? Io non rispondo, io non rispondo. Beh, l'effetto finale che io ho preso 16 e loro ho preso 6, cioè io avendo, siccome molti non risposero, in realtà quello che successe è che questa media fu drasticamente bassa, perché c'era una quantità di domande a cui molti non avevano risposto, e per il semplice fatto di aver risposto a quella sfilza di domande e avermi bloccato un po' e quindi aver accumulato 3, 4, 5 punti grezzi in più, io mi distaccai in modo molto positivo dalla media e loro dovettero rifare questo, chiaro? Quindi state attenti, cioè io vedo a volte, non lo so che dice quest'anno cambiava la struttura, ma mi è capitato a volte persone chiedono consigli perché devo fare il test di vicino, altre cose eccetera, il consiglio più importante non lo capisco. Cioè tu glielo dici, loro vanno là e fanno lo stesso, non rispondono a tutta una quantità di domande. Va bene? Ok. Quindi, eravamo partiti dal fatto cosa ci vuole per studiare la matematica. Allora, innanzitutto ci vuole che dobbiamo coprire le lacune che abbiamo. In questo senso, durante il corso un pochino vi aiuterò, cioè nel senso, avete visto come l'ho presa, cioè sto partendo dalle basi, poi vi faremo i numeri naturali, i numeri razionali, i numeri reali, i numeri complessi, quindi rifaremo tutto, ma a un certo punto la velocità aumenterà, non è che posso stare sempre a fare una lezione come la prima. Chiaro? Quindi avete avuto i precorsi, avete gli strumenti per l'azzeramento, chi lo dovrà fare, chi non lo dovrà fare. Se avete delle lacune, andatele a coprire.
perché nessun edificio risulta costruito in maniera sicura sulla sabbia o su anche Napoli, come è stata costruita? Il tufo è stato scavato da sotto e c'erano altri palazzi sopra, quindi sotto è tutto muro. Ma ogni tanto qualche palazzo però, perché passa l'acqua, si infiltra l'acqua, scava, finisce di scavare sotto, quel po' di struttura che reggeva il palazzo sopra viene a mancare e il palazzo succederà una volta l'anno, una volta ogni decennio, una volta ogni 5 anni, ma ogni tanto succede, c'è poco da fare. Quindi se uno vuole costruire un edificio con un buon grado di sicurezza deve avere delle fondamenta. Punto numero uno. Punto numero due. Questo ve lo potete giocare anche se avete dei colleghi, degli amici che fanno, che ne so, giurisprudenza o medicina, quello che fa. Allora, problema di ricordare le cose a memoria. Io dico, per fortuna, no, ci sono delle materie in cui se non hai una buona memoria non vai da nessuno. Immagino materie come diritto romano, piuttosto che materie come anatomia o altre cose, effettivamente richiedono un bello sforzo mnemonico, quindi richiedono una notevole capacità di memoria. Pur tuttavia, uno il suo sforzo deve cercare, per quanto possibile, di minimizzare, perché allora io uso dire questa frase: qual è lo scopo ultimo della memoria? Lo scopo ultimo della memoria, se ci fate caso, è quello di non funzionare. La memoria è fatta così: tiene le informazioni per un po', per un po', per un po', a un certo punto non funziona, da forfè. È fatta così, ma non quella umana. Non solo quella umana. Ah, voi avete qualche floppy disk che funziona ancora? Passando a cose più recenti, invece qualche DVD che non funziona bene ci sta. Qualche DVD un po' vecchiotto che lo metti là e comincia a dare problemi, ci sta. O perché il nipotino ci ha messo il dito con la Nutella sopra, o perché ha avviato un graffio, o perché in qualche modo si è corrotta quella memoria. Qualcuno con qualche artista che ha pigliato una botta per tutto quello che ci stava sopra, ci sta. Andando avanti non cambiano le cose, perché i dischi a stato di solid state disk non si degradano, non posso. Insomma, dove sta scritto una cosa in maniera sicura? La risposta sta nessuna parte. Allora ci stanno, allora vediamo adesso una prova di memoria. Una prova di memoria. Qualcuno di voi l'ha fatta trigonometria, no? Penso la maggioranza di voi l'ha fatta. Quindi se io dico formule di Grostafredes, se io dico formule di Grostafredes, sì. Che significa questo è? Lo traducete in lingua italiana? Allora, c'è qualcuno che mi sa scrivere le formule di Grostafredes? Allora, adesso ve le scrivo io.
Allora, la prima cosa che dovete fare cos'è? Adesso che andate a casa. La prima cosa che dovete fare è non fidarvi, dovete scrivere e controllare se è giusto. Perché tutti possono sbagliare. Questa è la prima cosa che dovete fare. Poi, quando avrete controllato che sono effettivamente corrette, darete validità alle mie parole. Allora, il problema è, io vi garantisco di non avere una memoria eccezionale. A casa mia chi si ricorda le cose è mia moglie. Le donne in genere conservano, almeno, hanno una memoria orientata in maniera diversa, per cui ricordano molto meglio cose che noi maschietti, sì, magari tendiamo a... E quindi? Dice, vabbè, ma tu non hai buona memoria per le altre cose, però la matematica ce l'ha. Oh, allora, io vi giuro che le formule di Prostafele sì, io non le ricordo. Però non ci metto la mano, non le ricordo. Cioè, allora come hai fatto a scrivere se non ricordo, mi sta prendendo. Allora non è che io non le ricordo del tutto, ci sono delle. Ricordo che le formule di Prostafele si riguardano l'addizione o la sottrazione di seni e così. Ricordo più o meno la struttura della forma, cioè c'è un'addizione che viene trasformata in un prodotto, poi ci sta il 2 davanti, poi c'è seno o coseno, di più mezzi, più meno più mezzi, e ce n'è pure una che ha il segno meno. Questo più o meno lo ricordo, in realtà non mi servirebbe neanche ricordare. No, una in un caso mi servirebbe ricordare, in una delle quattro. Tuttavia, quella cosa più difficile, diciamo, per queste formule non è, anche se tu ricordi questo, è piazzare il p-q mezzi e il p-q mezzi al posto giusto e poi vedere se la formula è seno-seno, seno-coseno, coseno-seno, coseno-coseno, perché siccome si assomigliano molto tra tutte e quattro, il problema è che si possono confondere. Allora, se io non le ricordo, come ho fatto a scrivere? C'è un'alternativa al fatto di doverle ricordare? O di ricordarle, diciamo così, solo in parte? E qual è questa alternativa? Ricavarle. Metto bene, le ho ricavate. Voi non me ne siete accorti, ma io le ho ricavate mentre le scrivo. Non le ho ricavate nel senso di dimostrazione, ho preso le formule di addizione, l'ho fatte, eccetera, eccetera, e le ho manipolate e le ho ricavate in quel senso là. Ma ho ricavato che le uniche formule compatibili con qualche informazione che ricordavo erano come... Allora, questa è la più facile da ricordare. Dopo di questa è la più facile da ricordare. Poi questa si ricava facilmente da questa e questa, diciamo, si ricava per esclusione, nel senso che a quel punto seno coseno, seno seno, coseno seno, l'ultima è coseno coseno, poi ce ne sta solo una con segno meno e quindi l'ultima l'ho scritta per esclusione. Il come le abbia ricavate non ve lo dico adesso, ci troveremo così. Intanto vi chiedete se ci sia un modo per ricavarci, pensate un po' autonomamente, perché una volta che ve l'ho detto, ah sì sì, si fa così, poi l'ho dimenticato. Invece ci sbattete un po' la testa se siete interessati e cercate di capire se e come sia possibile ricavare. Alla fine vi do un indizio. Vi do un indizio. E molti di voi hanno fatto anche le derivate. Allora, la derivata di seno è? Così. La derivata di coseno? Questo è tutto quello che vi serve per sapere come questo. Se vi ricordate questo, sapete le formule. Da questa semplice informazione, più quel più o meno ricordare come era fatta la scrittura delle formule di Prostafele,
voi potete ricavarvele. Adesso ci pensate, non qua adesso, non pensateci adesso, pensateci a casa. È chiaro? Ah, poi dopo, se siete riusciti o non siete riusciti, venite. Ecco, c'è un altro, un'altra cosa, altre due cose, due o tre cose da dire sul fatto della memoria, non abbiamo finito qua. Punto numero uno. Perché le sai scrivere? Cioè, è vero che dice, non me le ricordo, me le ricavo, sì, è interessante di per sé. Ma ci sarà stata una qualche motivazione che mi ha spinto? Perché? Allora, noi le formule di prossima pelle si serviranno in realtà due o tre volte, serviamo una volta appunto per calcolare la derivata di seno e coseno. In realtà per calcolare la derivata di seno e coseno si usa le formule di prossima pelle. Però per ricordarsi, diciamo, io non sto seguendo in questo senso una derivazione tipologica, sto seguendo un artificio tipo mnemonico. Io so che alla fine la conclusione a cui voglio arrivare è quella, che ho fatto tante volte, quindi. Poi serviranno un'altra volta serie di Fourier, una volta servono, poi servono qualche altra volta in corsi più avanzati. Quindi servono 3-4 volte. Però il problema era che, io in genere non è che devo preparare la lezione, più o meno so l'argomento, vedo soltanto l'argomento di quello che devo fare, almeno se è un corso di analisi 1, di analisi 2, 3, insomma, i corsi base. Una volta che so l'argomento, so quello che devo dire. Però quando dovevo fare un teorema che richiedeva le formule di questo paese, me dovevo andare sempre a ricordare. Almeno i primi anni che insegnavo me lo dovevo ricordare. Perché avevo paura poi di bloccarmi. Perché vi assicuro che la prospettiva da là o anche da lì è un po' migliore che da qua vicino. Da qua vicino il controllo completo non c'è. Quindi se ti impicci su una qualunque cosa, poi rischi di doverti bloccare per un po'. Quindi questa paura mi spingeva ad andare a ripetere, prendere il libro in mano, andarmi a riguardare questa cosa. Però, prima era una cosa inutile, perché come l'avevo riguardato il primo anno, così dovevo riguardare il secondo anno, il terzo anno, il quarto anno. E quindi questo non aggiungeva nulla alle mie conoscenze. Allora, a un certo punto mi sono chiesto, ci sarà un modo per ricordarsene che non faccia affidamento sul fatto di dovessero andare a rivedere ogni volta? E in 10 minuti ho trovato uno. E da allora in poi non me ne devo ricordare più, perché quello che prima facevo con la memoria, adesso lo faccio. Allora, per capirci su un problema molto più semplice, ma che affligge tutti quanti noi, quanti di voi sanno l'inglese? Pensa. Allora, come vi è stato insegnato l'inglese? Con i videogiochi. Quello è un buon modo. Però in genere, tu vai a scuola e in genere cominciano a dirti che devi tradurre. Prendi quello e traduci l'italiano, poi dall'italiano ti traduci l'inglese. Ecco, la traduzione è forse il modo peggiore di insegnare una lingua che esiste al mondo. Allora, diciamo che qui ho una chiave. Allora, io a questo oggetto attacco la parola chiave. Quando mi si dice che la parola chiave in inglese si dice key, io faccio questo. E non è una struttura stabile. Questo legame, appena posso, il mio cervello, lo rompo. E poi, come si diceva chiave, mi viene. Se invece all'oggetto chiave
all'oggetto io ci attacco anche la parola chi, beh, la struttura viene meglio. Quando io prendo questo oggetto in mano, se sto ragionando in inglese, se voglio parlare di che, se sto parlando di che, non dico prendo la chiave, la chiamo direttamente chi, non esco dal linguaggio. Se tu vuoi parlare in inglese con qualcuno, non prendi quello che la domanda che ti fa o quello che ti dice, poi lo metti nel tuo cervello, traduci in italiano, poi pensi in italiano, rispondi in italiano e traduci in inglese. Ma no, devi ragionare direttamente nella sua lingua, ok? No, per ragionare direttamente nella sua lingua non devi uscire dalla sua lingua, devi essere in grado di ragionare nella sua lingua e quindi devi avere un altro tipo di studio. Allora, quindi qua non voglio fare una digressione sullo studio delle lingue, che non ci interessa, cioè ci interessa perché l'inglese lo dovete sapere, pure per matematica è indispensabile, ma quello che ci interessa è sapere che qualcosa di strutturato si ricorda, qualcosa di non strutturato non si ricorda. Se il legame è minimo, è debole, tu lo puoi ripetere anche 100 volte, lo ripeti 100 volte, 200 volte, 300 volte, lo ripeti 400 volte, la macchina, tutte le volte della lingua. Chiaro? E come si fa a strutturare una cosa? Per esempio, ad alcuni di voi sarà stato detto che se uno vuole fare medicina è meglio fare il classico che in un'altra scuola. Perché? Sì, il latino già si fa in maniera... però il latino si dovrebbe fare pure ascendente. Però molti termini derivano dal greco. Allora, se io parlo di chiasma ottico, non è che alla fine non è che uno, sì, diciamo in certi casi ci si può arrivare facilmente, emofilia, però letteralmente emo significa sangue, filos significa amico, non è che quello amico del sangue capisce che l'emofilia che tipo di malattia è, però dà quel minimo di appiglio in più alla memoria su cui localizzarsi per ricordarselo meglio. Chiasma significa incrocio, e quindi il chiasma ottico è che il nervo occhio si incrocia andando agli occhi. Ok? Ripeto, non sempre, anzi quasi mai, quel po' di informazione che hai in più su quella parola è sufficiente a ricordarsi quella, però ti offre una sponda per la memoria, per far sì che quella sia una memoria strutturata e che quindi si dimentichi meno facilmente. Questo è quello che si ricorda, è quello che è strutturato. Allora, quello che voglio dire, venendo a noi, è... adesso prendiamo quello che deve fare diritto romano, c'è un manuale di 1200 pagine di diritto romano, istituzione di diritto romano. Ah, dice, io devo fare 1200 pagine, che è sto libro che c'hai tu? Prima di tutto tu ti cominci a far vedere che sono 200-300 pagine, poi però ci stanno 800 pagine di esercizi, ma a parte questo, dice, leggiamo una pagina tua e leggiamo una pagina mia. La pagina di matematica, se la vai a scrivere italiani diventano 10, perché le definizioni a quello servono, tutta la notazione matematica a quello serve, anche a risparmiare spazi, perché se noi diciamo che il limite di f di x per x e tende x con 0 fa 6, se lo vai a scrivere per estesi in italiano, questo qua è un'informazione che richiede 3-4 righe. Quindi intanto dici, vabbè, le due saranno 1200, ma le mie 300 te le vado, quello già appena avete un po' di simboli in parte di italiano. Appena avete un po' di simboli strani comincia a ridimensionarsi, prima cosa.
Seconda cosa, e questo è il vero vantaggio della matematica, quello che ci sta scritto sul libro, quello che facciamo noi, è strutturato di per sé. Quindi lo dovete capire, se lo capite è strutturato. Spesso e volentieri l'enunciato non può che essere in un certo modo. Anche la dimostrazione, se uno ha capito i concetti fondamentali, spesso e volentieri procede in un binario quasi univoco. Qualche rara volta ci vuole un'idea, veramente. Certe volte la dimostrazione non è altro che scrivere le informazioni che uno sa. Parte, va avanti, arriva al risultato. Qualche rara volta ci sono teoremi difficili, ci vuole l'idea. Ma quante idee ci saranno? 10, 20, 30. A parte il fatto che sono legati a situazioni molto strutturate, quindi una volta che poi hai avuto l'idea, poi non è così difficile da ricordare. Però è un tutto che si tiene insieme. Allora, per capirsi, come si memorizzano i dati sui supporti tipo hard disk, DVD e quant'altro. Che cos'è il CRC? Non avete mai aperto un floppy disk che diceva bad CRC? Sears. Non chiedere a quelli informati sul CRC. Allora, oppure vediamo un po', io devo memorizzare 4 numeri. Okay. Oppure 4 bit. Ok? Allora, fate lo XOR di questi bit in orizzontale e in verticale. E lo mettete qua. Lo XOR è la somma modulo 2. 1 più 1 fa 0, perché fa 2, ma 2 è equivalente a 0. Per chi non ha fatto informatica, tanto lo farete ben messo in informatica, quindi qua 1 più 1 fa 0 viene 0. Insomma, se la somma è pari o dispari, se la somma è pari ci mettete 0, se la somma è dispari ci mettete 0. Ok? Adesso i bit che sono memorizzati, sono diventati 8. Tuttavia, adesso cambiate questo qui. Adesso guardate che qua vi trovate. Qua non vi trovate. Qua vi trovate. Qua non vi trovate. Quindi non mi trovo sulla seconda riga e sulla seconda colonna. Che vuol dire? Siccome non mi trovo esattamente su una riga, esattamente su una colonna, se io cambio questo B e lo ripristino, tutto torna. Che significa? Che se su 8 bit, no? Diciamo la probabilità, allora mettiamo che la probabilità che un bit fosse sbagliato era 10 alla meno 6. La probabilità che due bit fossero sbagliati era 10 alla meno 12. Ok? Allora, siccome era sbagliato solo un bit, vabbè, se è sbagliato uno di questi, lo aggiusti e basta. Se è sbagliato un bit interno, uno di quelli che volevi veramente memorizzare, dei 4 bit che volevi memorizzare, tu vai a vedere qual è la riga che non si trova, la colonna che non si trova, e all'intersezione c'è il bit sbagliato che devi correggere. Quindi, tu, il tuo... Vabbè, questo è lo schema, la base. Naturalmente il tutto funziona con tabelle molto più grandi, no? E quindi nel momento in cui su un megabyte, io questi megabyte mi ripercorrono, mi rimetto su una tabella di righe e di colonne, sono 8 megabit, e diciamo la probabilità sostanzialmente che ci può stare al massimo, che ci possa stare al massimo un bit errato, allora con questo semplice schema io quel bit errato lo posso correggere. Questo si chiama meccanismo di controllo di correzione delle errori. È un meccanismo matematico che ti permette. Che ci interessa
questo insomma l'ho descritto per grandi linee, ma non ci voglio perdere un pezzo. Però quello che voglio dire è che ce ne importa di questo meccanismo? Dove si applica per quello che ci riguarda? Per la memorizzazione di matematica piuttosto che di fisica, piuttosto che di elettrotecnica? Allora, per capirci, se io dico sia f una funzione continua sull'intervallo AB, sia f' di x con 0 diverso da 0, f' la derivata nel punto, anche se non conoscete nulla di continuità o di derivate, per adesso cercate di seguire. Quello che abbiamo sforato, dico solo questo e poi ci dobbiamo andare, sono le 11:01. Allora, siccome le funzioni continue non sono necessariamente derivabili, c'ha senso un enunciato del genere. Io ho detto sia f una funzione continua, poi ho preso la sua derivata da qualche parte. Ma se sto prendendo la derivata, la funzione ce la deve avere la derivata. Allora vuol dire, è come se io dicessi non mi viene un analogo in italiano, insomma, comunque questa è la situazione. Siccome dopo ho richiesto di più di quello che ho richiesto prima, non può essere che la funzione era solo continua. Ho sbagliato prima, anche se è un enunciato, l'enunciato non funziona. Quindi se uno mi dice una cosa del genere che porta a una specie di contraddizione in termini, non va bene. Quindi il fatto di fare un controllo di logicità del tutto a noi spesso ci fa il fatto che tutto sia strutturato ce lo fa ricordare meglio, perché gli eventuali non è che tu ti ricordi una cosa e poi improvvisamente non te la ricordi più. Il problema è che quel dettaglio che non ricordi spesso lo puoi ricostruire dalle informazioni, dalle altre informazioni che hai. Quindi è un sapere ridondante e strutturato. Questo agevola molto nell'uso della memoria, però bisogna sapere come uno deve usarlo.